monastero di Sant'Agostino. Sorge al termine di Corso Garibaldi, nell'estremità orientale dell'asse longitudinale cittadino. Eretto probabilmente tra il VI e il VII secolo, il monastero dedicato prima a San Mauro subì durante le continue e rovinose incursioni da parte dei veneziani e saraceni pesanti saccheggi. Ne rimase soltanto una piccola chiesa che nel 1622 fu ceduta ai padri agostiniani scalzi e nel 1644 fu dedicata anche a Sant'Agostino, da cui l'attuale nome. I nuovi monaci pensarono così, fin dal 1761, di costruirvi un convento, trasformatisi poi in fortezza, allorché le truppe austriache presidiarono Comacchio. Attualmente è in attesa di restauro.